Aldino, la ricetta è quella lì per favorire i lavoratori, togliere un po' di soldi dai sussidi in modo da abbassare le tasse. Ma guardi, a noi quello che preoccupa è il motivo per cui credo si stia scioperando nel paese, non solo i sindacati, i lavoratori, insomma, ci sono tante manifestazioni di dissenso rispetto a questa manovra, e che oltre al taglio del reddito di cittadinanza, in questa manovra ci sia poco e niente, se non un po' di propaganda. E siccome la campagna elettorale è finita, ci aspettavamo dei fatti. Ora, quello di abrogare di fatto il reddito di cittadinanza è una scelta politica che può essere anche legittima dal punto di vista di chi ha fatto una campagna elettorale dicendo che avrebbe abrogato il reddito di cittadinanza. Però il problema è che dall'altra parte in manovra non c'è nulla, non c'è nulla per le imprese, non c'è nulla per crearlo questo lavoro. Allora io posso anche, diciamo, come dire, accettare, benché non sia d'accordo, che questo governo non sia d'accordo con la logica di un'assistenza, di un sostegno al reddito o di uno strumento di protezione sociale. Lo posso anche accettare politicamente, però dall'altra parte devi comunque in qualche modo creare questo lavoro, creare le condizioni perché si crei lavoro. E noi lo abbiamo fatto ad esempio con il super bonus che ha creato 900.000 posti di lavoro, l'abbiamo fatto con Transizione 4.0 che non è stata prorogata da questo governo, lo abbiamo fatto con la decontribuzione sud, 2 milioni di contratti di lavoro attivati. E allora come vogliono creare lavoro al governo? La vera domanda secondo me deve essere questa. Qual è la prospettiva che si offre non soltanto Lei ai dice, 600.000 se percettori che dobbiamo escono dal circuito, ma in generale? resto su questo mestiere, perché chiaramente pone, cioè chi è che desidererebbe per il proprio figlio, diciamocelo proprio apertamente, che in questo momento c'è un problema culturale, come diceva quel signore lì, Sì. nessuno vuole fare il pastore. Però se sono al centro per l'impiego, percepisco il reddito di cittadinanza, perché deve percepire il reddito di cittadinanza e non andare a fare il pastore? Ma mi perdoni, ma il problema non è il reddito di cittadinanza, il problema è culturale, lei ha detto benissimo, così come dice benissimo il signore collegato, il problema è culturale e non riguarda soltanto questo tipo di mestiere, ma anche ad esempio l'artigianato. Noi abbiamo le imprese artigiane che stanno morendo perché nessuno vuole, diciamo, continuare il mestiere magari di famiglia, del genitore, del nonno, perché c'è la cultura che bisogna comunque invece studiare. Il lavoro è quello dietro una scrivania, e in realtà noi dobbiamo cercare di invertire questo trend e incentivare anche a questi lavori che vengono molto denigrati, ma che in realtà hanno un valore importantissimo. Lo diceva il signore, gli allevamenti intensivi sono la principale causa dell'inquinamento nel nostro paese. E invece noi dobbiamo incentivare il lavoro della terra per l'allevamento biologico e quindi per anche, insomma, incentivare una cultura come dire, il chilometro zero famoso, no? Di cui sempre parliamo. Però Ma quindi il Baldino, problema le non posso è il fare una reddito domanda? di, così Perché come credo, mi scusi che Vissani, siccome diciamo, conosco abbastanza il settore, non credo che Vissani sia disposto ad assumere nel suo ristorante il primo che passa, perché per lavorare in un ristorante di un certo livello è necessario avere un certo tipo di formazione al servizio. A servire le persone, stare a contatto con le persone in sala piuttosto che in infatti una cucina di un resto sul ristorante. tema Il problema è di la un lavoro, formazione. che penso si possa imparare nel periodo, diciamo, in cui uno ha ricevuto il sussidio. Lei dice, sono d'accordo, il problema culturale è ampio, però il problema poi di chi contribuisce a pagare l'assistenza è anche quella di dire, ma io perché ti devo pagare l'assistenza se tu non vuoi andare a fare il pastore? Corretto, se viene raccontato così io sarò pure d'accordo, però bisogna raccontare, voi lo state facendo, devo dire, con alcuni vostri servizi che ho visto in questi giorni, raccontare la portata reale del fenomeno. Noi ieri stiamo andando nelle piazze per raccontare le storie vere di chi percepisce il reddito. Ieri sentivo la storia di una giovane coppia quindi che rientra nella categoria degli occupabili che perderebbe il sussidio, stando così le cose, e la signora diceva: io ho percepito il reddito ad integrazione del salario, quindi lavoravo e prendevo 130 euro di reddito. Nel momento in cui c'è stata la pandemia, ho perso il lavoro.
mio marito ha perso il lavoro, abbiamo percepito circa 830 euro di reddito, con questi soldi abbiamo dovuto pagare l'affitto, pagare le bollette, fare le spese, insomma sopravvivere, non abbiamo mai smesso di cercare un lavoro. Questo è uno dei tanti esempi di persone che sono loro i veri percettori del reddito di cittadinanza, sono le storie reali che vorrei che si raccontassero di più, piuttosto che i fannulloni che vogliono stare sul divano. I signori che appunto giustamente sono preoccupati un domani di non ricevere più il sussidio, vanno a fare i pastori o non ci vanno? Ma il problema non è, cioè non è spietata la domanda, è un po' semplicistica, mi perdoni, no, perché non credo che nei centri per l'impiego... Sì, perché io non credo che nei centri per l'impiego, allora, posto che il tema posto dall'imprenditrice è corretto, però il problema è che il 25% dell'incrocio, diciamo, tra domanda e offerta di lavoro viene fatta col passaparola, non passa né dai centri per l'impiego pubblici. Ma capito, e né che è difficile, il passaparola non arriva alle imprese, le imprese stanno cercando personale. Di che cosa stiamo parlando? Tra un po' tolgono il reddito di cittadinanza, ma non è colpa reale in questo momento che stanno togliendo il reddito, è l'organizzazione che è stata... ma è d'accordo. Onorevole, però se posso... non è colpa mia, sto parlando in quanto istituzione delle persone. Dottoressa, noi proprio per questo abbiamo previsto una riforma dei centri per l'impiego. Oggi leggevo un'intervista di chi è oggi al governo, dove dice: risparmiamo i soldi del reddito di cittadinanza per investirli nella formazione e nelle politiche attive. Però, dottoressa, volevo dirle che nelle politiche attive noi abbiamo stanziato già 1 miliardo con la riforma del reddito e 5 miliardi col PNRR. Le risorse ci sono. Mi scusi se la interrompo, ma sennò poi non c'è tempo. Anche decine di miliardi di euro, ma non risolviamo mai il problema.